Potenziamento degli enti regionali in Calabria, 50 nuove assunzioni per favorire la coesione e distribuzione equa tra Catanzaro e Reggio. Le sconcertanti rivelazioni del pentito Trunfio, disuguaglianze e pratiche di favoritismo riscontrate nelle carceri di Reggio Calabria. Inchiesta nuova linea, frizioni e collusioni tra 'ndrine di Scilla e Sinopoli e l'ascesa dell''ndrangheta su Scilla. Verso l'8 e il 9 giugno il progetto da European Young Multiplier a Bechtel School a Gioiosa Ionica, collaborazione locale ed europea. A Fiume Freddo, Bruzio, arrivano i primi turisti stranieri e gradiscono molto i nostri prodotti del territorio. La Vallata Stilaro si veste di festività, preparativi e atmosfera per accogliere la Pasqua ortodossa. Benvenuti al nostro TG News. Oggi è una giornata speciale poiché si celebra la festa dei lavoratori. Voglio appunto dedicare un caloroso augurio a voi tutti lavoratori e lavoratrici. La festa del lavoro o festa dei lavoratori viene appunto celebrata il 1° maggio di ogni anno in molti paesi del mondo, proprio per ricordare tutte le lotte dei diritti dei lavoratori originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa. Ma insieme andiamo a ripercorrere la storia di questa giornata con il servizio di Luciano Siviglia. È la festa di tutti i lavoratori, da quando in quel lontano 1° maggio 1867 a Chicago migliaia di operai si riversarono per le strade della città per ottenere una legge sulla giornata lavorativa di 8 ore. In breve tempo quella data diventa il simbolo della lotta internazionale di tutti i lavoratori per affermare e difendere i propri diritti e per migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro. Anche in Italia, nel 1891, le prime associazioni dei lavoratori cominciano a scendere in piazza, rivendicando un trattamento migliore e dei salari adeguati. Ma nel nostro paese, come all'estero, la repressione di queste manifestazioni è feroce e presto in tutta Europa il numero dei morti sale a dismisura. Oggi le cose sono ben diverse, ma nuove lotte e ulteriori miglioramenti rimangono da raggiungere. In buona parte del mondo si continua a lavorare ancora per 11 o 12 ore al giorno. E in Italia, poi, restano tante le battaglie da fare per combattere fenomeni come quelli del caporalato o quello della precarietà. Il 1° maggio è la giornata delle lavoratrici e dei lavoratori, di chi è in cerca appunto di un lavoro che permetta di autodeterminarsi, di realizzare i propri progetti futuri. È la giornata per rivendicare un salario più alto, più servizi e soprattutto porre fine all'instabilità e all'incertezza. È la giornata di lotta delle persone che subiscono discriminazioni nei luoghi di lavoro e anche e soprattutto alla precarietà, perché di precarietà si muore. Sono i dati fornite nelle scorse settimane dall'INAIL alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati a confermare in modo inequivocabile il legame che esiste tra precarietà e sicurezza sul mercato del lavoro. I dati riguardano il periodo 2018 al 2022 e non considerano ovviamente i casi imputabili al Covid. Ne emerge un dato davvero impressionante: nel caso dei contratti a tempo indeterminato, gli incidenti mortali sul lavoro che hanno appunto dato una incidenza che è pari al doppio di quella che si registra nel caso di contratti a tempo indeterminato. Ogni 100.000 lavoratori nel primo caso contro i 4,49 nel secondo. Un analogo sproporzionale si registra riguardando l'incidenza complessiva degli infortuni, che è stata del 3,28% per i contratti a tempo determinato contro il 2,08 per quelli a tempo indeterminati. Politiche di coesione, enti da potenziare in Calabria, alla regione 50 unità, 22 a Catanzaro, 21 a Reggio. Sono soprattutto figure tecniche come gli ingegneri e anche architetti, ma non mancano avvocati e specialisti informatici o in attività amministrative e contabili tra le figure indicate nei fabbisogni di personale. Guardiamo.
Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha delineato i fabbisogni di personale per le amministrazioni locali del Mezzogiorno con l'obiettivo di potenziare le capacità amministrative e progettuali nel contesto delle politiche di coesione territoriale. Questo sforzo mira a sfruttare e innovare le capacità progettuali e gestionali e organizzative delle amministrazioni locali, per l'appunto coinvolgendo principalmente figure tecniche come ingegneri, architetti, avvocati, specialisti informatici e amministrativi. La manifestazione di interesse ha coinvolto 352 enti calabresi, tra cui regione, province, città metropolitana, comuni e unioni. La regione Calabria necessita di 50 unità con un focus su funzionari esperti in fondi comunitari, ingegneri, funzionari per la cooperazione europea e per la transizione energetica. Le province e la città metropolitana di Reggio Calabria hanno anch'esse specifici fabbisogni con una suddivisione di ruoli che varia in base alle esigenze territoriali. Per esempio, il capoluogo di regione richiede 22 unità, tra cui ingegneri, funzionari per i fondi comunitari, specialisti in transizione digitale, esperti in appalti e gare. Anche Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia hanno fabbisogni specifici che vanno dall'assunzione di architetti e ingegneri a specialisti in gestione, rendicontazione, amministrazione e progettazione territoriale. Le assunzioni avranno tramite concorso pubblico nazionale, garantendo trasparenza e merito nel reclutamento del personale necessario per potenziare le capacità delle amministrazioni locali nel Mezzogiorno d'Italia. Rosaria Succurro, ospite del nostro 60 News, tra il continuo lavoro come presidente della provincia di Cosenza e l'impegno per la sanità, con l'instancabile impegno di Roberto Occhiuto, una conduzione affidata a Rocco Romeo. Partiamo da un dato di fatto. Allora, la situazione sanitaria calabrese è sicuramente drammatica, ce lo traccia da decenni ormai, ed è un dato di fatto che ha portato, ecco, proprio negli anni non solo al commissariamento, ma anche ad una grande, ad un elevato numero proprio di emigranti ecosanitaria. La scelta del presidente Occhiuto di assumere la guida del commento è stata intanto una scelta coraggiosa, ma anche di grande amore della Calabria, ma soprattutto dei calabresi, perché vuol dire prendere le redini, come dicevo, di una situazione molto, molto, ecco, difficile, ma che si ha voglia di poter risolvere. Non si ha la bacchetta magica, quindi immagino che non ce l'abbia il presidente Occhiuto, non ce l'abbiano, ecco, i direttori, però la strada imboccata è quella giusta. D'altronde, ecco, come diceva lei stesso, i risultati sinora raggiunti gli danno ragione, ma ancora c'è tantissimo da fare. La scelta, ecco, intanto, ecco, si parla anche del policlinico universitario a Cosenza. Beh, questo rappresenterebbe una scelta ottimale, perché chi studia e poi si forma con dei tirocini direttamente in ospedale certamente avrà una preparazione diversa e sicuramente migliore rispetto a chi non ha questa possibilità. Un presidente Occhiuto che ha fatto ripartire gli ospedali della Sibaritide e di Vibo Valentia, anche questo un ulteriore passo avanti. Parliamo dei medici cubani. Beh, medici cubani che appena arrivati, suddivisi nei vari ospedali, sono stati subito operativi, affiancando i nostri, quelli già presenti, a cui va sempre un grazie per quello che fanno, ma so che sono ancora pochi e tanto ancora c'è da fare, però le azioni messe in campo sono certa che segnalano già un cambio di passo. Aggiungiamo le tante assunzioni degli infermieri, degli OSS. Certo, un cambio di passo che è evidente, ma che ancora siamo certi è necessario fare tanto e di più per garantire la sanità, che vuol dire maggiore sicurezza alle nostre comunità, che vuol dire, ecco, non dover essere costretti ad andare fuori dalla nostra regione.
I carabinieri della compagnia di Castrovillari, in collaborazione con quelli della compagnia di Cassano, hanno arrestato il presunto autore di 4 rapine compiute a mano armata a una tentata nella cittadina del Pollino. Si tratta di Giuseppe Campolongo, di 35 anni, di Cassano, già noto alle forze dell'ordine. Il 35enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Castrovillari. La prima rapina è stata compiuta lo scorso 25 gennaio ai danni di una parafarmacia. Poi ci furono quasi 2 mesi di calma, fino a quando in solo 20 giorni il rapinatore solitario, con il volto coperto da passamontagna e cappuccio e armato appunto anche di pistola, fece irruzione all'interno di altri 3 esercizi commerciali in concomitanza dell'orario di chiusura serale, impossessandosi così dell'incasso. L'escalation di rapine che aveva creato particolare allarme sul territorio, percepito dalla procura di Castrovillari e anche dei carabinieri, che proprio ad arginare il fenomeno hanno attivato un piano di coordinato di azione, da un lato sotto il profilo preventivo, con l'impegno di numerose pattuglie proprio appunto per perlustrare il territorio e le varie attività commerciali, prendendo contatti diretti con proprietari e anche dipendenti, ma dall'altro anche il coordinamento del procuratore di Castrovillari, parliamo di Alessandro D'Alessio. I carabinieri del nucleo operativo hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza proprio per ricostruire i vari eventi, individuare così l'autore. Partendo dalla descrizione fornita dalle vittime, i carabinieri della compagnia di Castrovillari hanno prima individuato l'auto che proprio il soggetto utilizzava da Cassano proprio per raggiungere le attività commerciali, e poi a seguire anche con la collaborazione dei militari della compagnia di Cassano, che sono poi riusciti a dare un nome all'utilizzatore del veicolo. Ci spostiamo invece adesso a Reggio Calabria, il pentito Trunfio in carcere tra privilegi e anche favori, le celle più comode solo ai regimi. Queste sono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che ha declinato come imperava la legge dei detenuti regimi nelle carceri di via San Pietro e anche Arghillà. Nelle carceri di Viale San Pietro e ad Arghillà la legge dei detenuti regini era imperante, come testimoniato dal collaboratore di giustizia Francesco Trunfio durante il processo per la presunta gestione illegale degli istituti penitenziari. Trunfio, ex membro dell'Andrina Piromalli di Gioia Tauro, ha fornito dettagli cruciali sul modo in cui i detenuti regini esercitavano il controllo all'interno delle prigioni. Chiamato come testimone dalla procura, Trunfio stesso ha rivelato che l'ex direttrice Maria Carmela Longo e tra gli imputati difesi dall'avvocato Giacomo Iaria, coadiuvato dall'avvocato Francesco Giorgio Arena, insieme a un medico e ad una detenuta. Trunfio ha trascorso quasi 2 anni detenuto a Reggio Calabria e, su richiesta del pubblico ministero Sabrina Fornaro, ha approfondito durante un'udienza del 22 febbraio il tema del dominio dei detenuti regini all'interno delle carceri. Ha sottolineato come questi detenuti influenzassero la distribuzione delle celle, soprattutto quelle più desiderate, note come cubicoli, che erano più piccole e quindi condivise con un minor numero di persone, rendendole molto ambite e desiderate. Trunfio stesso ha ancora dichiarato che i detenuti regini decidevano chi poteva occupare queste celle più comode e che addirittura hanno assistito a situazioni in cui i detenuti provenienti da altri istituti hanno fatto pressioni per ottenere tali celle, come il consenso di figure influenti come Condello, Libri e De Stefano. Questi dettagli rivelano un sistema carcerario profondamente corrotto e controllato dalle 'ndrine regine, che determinavano non solo la vita quotidiana dei detenuti, ma anche la gestione delle risorse e delle comodità all'interno delle prigioni. La testimonianza di Trunfio come collaboratore di giustizia fornisce un'ulteriore comprensione della complessità e della portata del potere criminale nell'ambito carcerario in Calabria. A Crotone, spaccio di droga in via Acquabona. Giudizio immediato per 7 indagati. 7 individui su 12 coinvolti nell'indagine della procura di Crotone sono stati convocati a comparire davanti al tribunale per un presunto coinvolgimento in un'organizzazione di spaccio attiva nel quartiere di via Acquabona. La magistratura, rappresentata dalla PM Rosaria Multeri, ha richiesto e ottenuto dalla giudice Assunta Palumbo l'avvio del processo immediato. Il dibattimento è programmato per il 5 giugno presso il tribunale di Crotone. Gli imputati hanno ora 15 giorni di tempo per decidere se optare per un procedimento alternativo
definitivo, il rito abbreviato con conseguente sconto di un terzo della pena, oppure il patteggiamento. L'operazione è avviata il 16 novembre 2023 con l'esecuzione di 12 misure cautelari da parte della squadra mobile della Polizia di Stato di Crotone, ha portato alla luce un presunto traffico di cocaina, eroina e marijuana lungo via Giosuè Carducci, in prossimità di ben 3 istituti scolastici, il liceo scientifico Filolao, l'istituto tecnico commerciale Lucifero e l'Ipsia Barlacchi, nonché nelle zone circostanti. Gli acquirenti, principalmente adulti, ma anche adolescenti e professionisti, si rifornivano inviando messaggi criptici via WhatsApp, nella speranza di sfuggire all'attenzione delle forze dell'ordine. La polizia locale di Reggio Calabria nei giorni scorsi ha avviato azioni mirate a tutela del decoro urbano. Nell'ambito dei servizi di polizia amministrativa, gli agenti del comandante Zucco hanno elevato 3 verbali proprio per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di alcuni locali del centro e ha posto i sigilli a un deor installato senza titolo autorizzativo. Il titolare dello stesso è stato altresì deferito all'autorità giudiziaria. Infatti, sul fronte dell'occupazione abusiva di immobili negli ultimi 2 giorni sono state individuate 3 unità immobiliari occupati abusivamente. I trasgressori sono stati appunto denunciati, mentre un'unità immobiliare è stata contestualmente sgomberata. Processo Nuova Linea, le frizioni intestine delle 'ndrine di Scilla e l'asse con Sinopoli, le mani dell'andrangheta su Scilla, questa è la base d'accusa dell'inchiesta Nuova Linea, la retata della procura antimafia e dell'arma dei carabinieri che ha colpito così le generazioni moderne dell'asse di 'ndrangheta Casone Gaietti. L'inchiesta Nuova Linea ha portato alla luce l'influenza dell'andrangheta sulla città di Scilla, con particolare attenzione all'asse del clan Casone Gaietti. Il capitano Giovan Battista Marino, testimone principale dell'accusa, ha evidenziato le tensioni interne al clan durante il processo in corso davanti al tribunale collegiale. Una componente interna al clan, denominata Quelli della Piazza, ha attirato l'attenzione degli inquirenti. Questa fazione, originariamente proprietaria di un bar in piazza San Rocco a Scilla stessa, è stata coinvolta nelle indagini Alba che hanno portato al sequestro e alla chiusura del bar stesso. L'appellativo Quelli della Piazza, infatti, si riferisce quindi a questo nucleo familiare all'interno del clan. Tuttavia, nonostante le tensioni interne, l'asse con gli Alvaro di Sinopoli è rimasto saldo. Gli Alvaro stessi, potenti membri dell'andrangheta e storici vertici della cupola provinciale, hanno continuato a esercitare il loro influsso, permettendo alle nuove linee di Scilla di operare con la loro benedizione. È emerso durante le testimonianze del capitano Marino che le nuove linee di Scilla agissero con il supporto dei capi di Sinopoli. L'utilizzo del termine Munti da parte degli indagati, che si riferisce all'andrangheta sinopolese, indica la connessione tra le due realtà criminali. Tuttavia, si registrano anche frizioni tra le due anime del locale di Scilla, probabilmente dovute a divergenze di interessi o strategie. Il processo Nuova Linea sta portando alla luce una complessa rete di relazioni e tensioni all'interno dell'andrangheta, evidenziando l'influenza dei clan storici come gli Alvaro di Sinopoli e le dinamiche interne agli stessi clan di Scilla, incluso il gruppo conosciuto come Quelli della Piazza. In merito all'interruzione della ex strada 110 che conduce a Vibo, risalente appunto il 4 ottobre del 2018, i disagi che proprio ha procurato ai cittadini alla permanente violazione, infatti anche della libera circolazione. Era questa la prima della lunga serie di domande che proprio i sannicolesi avrebbero voluto rivolgere ai propri rappresentanti istituzionali ad ogni livello governativo. Parliamo del comune di San Nicola da Crissa, la provincia di Vibo Valentia e la regione Calabria, ma anche il governo nazionale. In un incontro pubblico che gli stessi cittadini avevano appunto organizzato sabato scorso, proprio per discutere circa l'esasperante prorogata chiusura della loro principale via di comunicazione. Ma le sedie, ahimè, sono state riservate ai rappresentanti eletti dal popolo, inviati formalmente e per tempo sono rimaste vuote, così come vuote sono rimaste quelle riservate ad ANAS, ente e anche che da qualche anno ha assunto gli oneri di manutenzione della strada in questione, interamente partecipata anche dalla Ferrovia dello Stato, quindi lautamente pagata dai cittadini. Insomma, assenze pesanti che hanno declato così clamore e malumore nelle piazze san nicolese, che ancor peggio hanno conclamato l'inconsistenza di un'intera classe politica e dirigente la quale non ha saputo onorare il mandato affidandole così proprio di quei cittadini che l'attendeva in piazza.
Il video intitolato Estate Caulionese, un tuffo, un mare di errori è stato pubblicato dall'ex sindaca Caterina Belcastro, che ricordiamo la segretaria del circolo PD locale, insieme al consigliere di minoranza di Rinnoviamo Caulonia, Antonio Marziano, anch'egli membro del direttivo PD. La stagione estiva è alle porte e questo è lo stato in cui versa il nostro lungomare. Dopo appena 10 giorni di lavori, il cantiere, come potete vedere, è fermo e vi è un'incertezza assoluta sul se e sul quando ripartiranno i lavori. Informazioni poche e confuse. Del resto, questo è il filo conduttore che ha caratterizzato questa amministrazione fin dall'inizio della sua legislatura. Mancanza di programmazione dovuta ad una incapacità che si manifesta in ogni campo. Del resto, nell'ultimo Consiglio Comunale è emerso che l'amministrazione, o meglio, la volontà dell'amministrazione è quella di non voler reperire ulteriori fondi, ma a questo punto possiamo dire che è anche quella di sperperare i soldi pubblici di finanziamenti che hanno ereditato. Ancora una volta ad essere danneggiato è il nostro paese, che si ritrova con una stagione estiva che è appunto alle porte ad avere un lungomare in queste condizioni precarie e quindi a non poter accogliere dignitosamente i turisti. Questo è il modo di fare dell'amministrazione comunale e in particolare dell'assessora al dissesto idrogeologico, approssimativo e incerto. Come avevamo già evidenziato in altre occasioni, questa è una delle altre opere del comune di Caulonia che era cominciata e dopo poco più di 2 settimane dall'inizio risulta bloccata pure questa. Questo è il lavoro del waterfront che abbiamo in comune con i comuni di Roccella Ionica e Marina di Giuliosa Ionica. Qui purtroppo probabilmente per mancanza di studi più approfonditi si sono rilevati dei problemi durante la fase dei lavori. Adesso si parla addirittura di perizie di variante poiché va fatto un lavoro che non era previsto inizialmente. Quindi come già appunto abbiamo detto in più occasioni, questa amministrazione pecca di programmazione perché con degli studi più approfonditi non saremmo arrivati a questo punto. E speriamo che, come hanno detto, per giugno possa essere risolto e tolto, diciamo, perché non possiamo accogliere i turisti in queste condizioni. A Bivongi si continua a deturpare il centro storico cancellando le testimonianze del passato. Un servizio di Ugo Franco. Ci troviamo in piazza Umberto I, detta dai bivongesi Piazza Vecchia. Qui si stanno cancellando tutte le testimonianze che conservava questo centro storico, questa piazza. Parliamo precisamente delle scritte di Mussolini, perché anche se sono scritte del periodo fascista, del periodo della dittatura, fanno parte della storia e vanno conservate. Nicola Lombardo non ci sta e ancora una volta ritorna sul centro storico. I ricordi fanno parte della cultura dei giovani, perché i giovani devono vivere con la memoria del passato. Senza le memorie del passato loro non hanno un futuro. E quello che fa il futuro è la conservazione della cultura passata. Quindi se noi vogliamo creare una comunità culturale che sopravviva ai tempi, dobbiamo conservare il passato. Questo a Bivongi, in 25 anni, 30 anni di regime, non è accaduto. Si è badato poco alla cultura. Infatti il tessuto sociale bivongese è sgretolato. Ci sono troppi nemici e quindi le famiglie non vivono bene. Quindi dobbiamo pensare attraverso la cultura e la civiltà a ricomporre tutto ciò che serve per far vivere i giovani in pace e con senso civico. Il passato di Mussolini non è che va giustificato o va approvato. Il passato di Mussolini fa parte del passato. È lo stesso che dire che a Roma dovremmo distruggere l'altare della patria costruito da Mussolini. I telespettatori si domanderanno come mai sempre Bivongi è alla ribalta. Bivongi è alla ribalta perché ha ricevuto molta attenzione da parte di Mussolini. E dobbiamo ricordare che nell'epoca di Mussolini a Bivongi c'era la Breda. Mussolini quindi era uno molto attento ad osservare le piccole comunità calabresi. Quindi onore e merito a Mussolini, anche se io ho idee opposte
al fascismo. L'importante sarebbe ricordare cosa ha detto Mussolini alla popolazione l'8 giugno del 1935. Tutto il popolo italiano è pronto a scattare come un solo uomo quando si tratti della potenza e della gloria della patria. La storia può essere negativa e positiva, in ogni caso va conservato sia il negativo che il positivo. Il senso storico e culturale di questa amministrazione comunale e di altre amministrazioni comunali passate è dimostrato dal fatto che per rovinare la lapide hanno messo la bandiera sulla testa di Mussolini. Cioè, voglio dire, questo disegno di Mussolini è stato fatto nel 1935-36. Cioè, sono cimeli storici che vanno conservati, non distrutti. Cioè, l'opera distruttiva della cultura non giova a nessuno. Quindi ci si deve pensare che prima di parlare di politica o di opere pubbliche, noi abbiamo bisogno di cultura. Tempo fa, io abito qui vicino, a Quattro Passi, io abito nel centro storico, sono uno dei pochissimi aborigeni, diciamo, del paese, e vedo questi turisti che prima si fermavano a leggere le scritte che aveva fatto Mussolini, la faccia di Mussolini, e guardavano tanti aspetti del centro storico. Oggi come oggi i turisti passano dritti, fanno turismo mordi e fuggi. C'è da ricordare poi che Piazza Vecchia è stato il fulcro del paese nel passato. Qui infatti vediamo la prima farmacia, una delle prime farmacie che ha avuto Bivongi. Alle spalle vediamo sopra un'altra, quella che poteva essere la gioielleria nel periodo del fascio, poi è stato tabacchino, e poi qua c'erano le attività, c'erano i calzolai, c'era un bar, un caffè che era molto rinomato, tanto che venivano dai paesi vicinori a sedersi in questa piazzetta per prendere un caffè o altro. Quindi questa piazza va ricordata, va conservata, perché racconta la storia del paese. Gioiosa Ionica, progetto European Young Multiplier e Beach to School, il cammino dei FIST verso l'8 e il 9 giugno, che viene esplicato in tutte le sue forme e in tutte le sue particolarità nella sfera positiva di collaborazioni tra gli enti locali e l'Europa. Nuovo appuntamento di European Young Multiplier e Back to School, il cammino dei first voters verso il voto dell'8-9 giugno. Parliamo ovviamente di elezioni europee in un incontro che si è svolto stamane a Gioiosa Ionica e rivolto anche questo agli studenti delle scuole superiori. Tra i relatori anche il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Umberto Zanotti Bianco. Ad illustrare le opportunità per i giovani anche il direttore del centro Europe Direct, Alessandra Tuzza, che ha moderato l'incontro. Oggi siamo qui a Gioiosa Ionica con i ragazzi dello Zanotti Bianco, ma anche alcune classi dello scientifico, più le sezioni di Monasterace e Caulonia, sempre dello Zanotti Bianco, per parlare di Europa, per concludere un percorso che vede i ragazzi protagonisti, che è European Young Multiplier, che praticamente ha visto i ragazzi seguire un corso di lezioni che è iniziato già da più di 4 mesi, le cui tappe si sono sviluppate nella conoscenza delle opportunità che l'Europa offre ai giovani, delle opportunità in particolare di studio, di lavoro all'estero grazie ai programmi europei, l'Erasmus, ma anche Discover You, ma in particolare ha consentito ai ragazzi di conoscere quella che è l'Unione Europea, soprattutto in un periodo come quello che ci sta per salutare, in cui saranno chiamati, in particolare i maggiorenni, a esprimere per la prima volta quella che è la loro opinione sul funzionamento delle istituzioni europee e a esprimere quelli che sono dei rappresentanti nel Parlamento Europeo. Quindi questa giornata in effetti si divide in due parti. La prima parte vedrà la conclusione del percorso European Young Multiplier, che è stato seguito dalla Europe Direct Calabria Europa e dall'ufficio Eurodesk della stessa, e la seconda parte invece che vedrà proprio la preparazione di una simulazione sul funzionamento dell'Europarlamento, quindi saranno loro i protagonisti che si prepareranno per la festa del 9 maggio, che sarà sempre qui a Gioiosa Ionica, per simulare quelle che sono le attività e il funzionamento di uno dei più importanti organi rappresentativi dell'Unione Europea, ovvero l'Europarlamento, cui saranno poi chiamati a esprimere il loro consenso l'8 e il 9 giugno. E siamo qui con i ragazzi del liceo per parlare appunto dell'importanza del
delle prossime elezioni europee, del voto, della partecipazione democratica. È una riflessione che vogliamo fare insieme ai ragazzi sull'importanza della democrazia. La democrazia non è qualcosa di scontato, è qualcosa che si costruisce giorno per giorno, che si difende e si sostiene. Il loro ruolo in futuro sarà veramente importante, quindi è un percorso di sensibilizzazione alla partecipazione al voto, ma anche di riflessione su quelle che è il ruolo dell'Unione Europea, l'importanza dell'Unione Europea per la pace e la prosperità di tutti gli Stati membri e quindi della vita di ognuno di noi cittadini. Preparare gli studenti all'importanza del voto europeo con una simulazione anche della seduta del Parlamento europeo grazie ad un esperto di scuola di politica. È un'associazione che lavora e si impegna per formare i giovani e aiutarli a rafforzare le loro competenze, le loro abilità e il loro impegno nella partecipazione civica. Oggi siamo qui, io in qualità di ex alunna della scuola, per raccontare da pari ai ragazzi quanto è importante l'Europa, perché è importante partecipare attivamente alla vita politica del nostro paese e dell'Unione Europea e provare a costruire con loro un futuro migliore. E adesso invece ci fermiamo un pochino, non cambiate canale, vi aspetto. Clelia Romano Pellicano, la marchesa di Gioiosa Ionica, scrittrice femminista europea del Novecento, ci porta 100 anni dopo la sua morte al Festival del Cinema di Venezia il 27 agosto prossimo, e questo grazie appunto al premio vinto alla ricercatrice Clara Stella, vincitrice del premio nazionale Bookchak Azione, per il libro Clelia Romano Pellicano, un nuovo e vecchio mondo di vita e parole di una pioniera del femminismo, perché proprio quest'anno ha posto come tema centrale la pace quotidiana, intesa non soltanto come assenza di guerre, ma come necessità primaria, un profilo particolarmente evidenziato in questo libro dalla ricercatrice Clara Stella è quello della sessualizzazione del cervello femminile, un servizio di Vincenzo Logozzo. C'è un nuovo entusiasmante capitolo della riscoperta di Clelia Pellicano e del racconto di Clelia Pellicano che si sta svolgendo in questi mesi e anni di recupero della sua figura. Clara Stella ha curato, come il pubblico gioiosano sa, una raccolta ricchissima di opere di narrativa, di saggistica, di scritti di narrativa e di saggistica di Clelia Pellicano, e una raccolta si chiama Nuovo e Vecchio Mondo, che è stata edita dalle Plurali, e questa silloge ha vinto un premio molto prestigioso a livello nazionale, che è il premio Bookchak. E Clara Stella è stata premiata recentemente a Roma, alla Casa della Letteratura, in una cerimonia. Cosa succede adesso? Succede che il premio prevede che a partire dalle novelle e dagli scritti raccolti nell'antologia verranno realizzati dei cortometraggi da parte di giovani registi, e questi cortometraggi verranno proiettati e poi premiati, il migliore di essi verrà premiato nell'ambito della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ad agosto. Quindi nell'ambito degli eventi legati alla Mostra del Cinema a Venezia si parlerà di Clelia Pellicano, verrà raccontata Clelia Pellicano, verranno appunto richiamati i suoi contenuti e i suoi racconti, i suoi scritti politici, le sue idee. Clelia Romano Pellicano al Festival di Venezia 100 anni dopo, e questo grazie al premio Bookchak Azione, che trasforma in cortometraggi i libri dell'editoria italiana indipendente e poi li premia alla Mostra del Cinema di Venezia nell'ambito delle giornate degli autori. Accadrà anche per il libro di Clelia Pellicano, Nuovo e Vecchio Mondo, portato in libreria da una bellissima riedizione curata da Clara Stella per l'editrice Le Plurali, che è stato premiato il 18 aprile alla Casa delle Letterature a Roma, col presidente di giuria Marino Sinibaldi, i giurati Laura Lucchetti, regista,
e Roberto Scappetti, sceneggiatore. Io sono Gabriella Gallozzi, che dirige da 13 anni questo premio e che è felice di ritrovare gli scritti e il pensiero di una straordinaria donna che ha anticipato i tempi, che è stata suffragetta e che è stata femminista ante litteram. Ci vediamo a Venezia! Ciao, sono Clara, sono qui per gioire con voi della selezione e della vincita del premio Bucciac Narrativa, nella quale categoria ha vinto appunto Nuovo e Vecchio Mondo, che è questo libro che ho curato per la casa editrice Le Plurali, questo libro che ho curato e che ha a che fare con la vostra compaesana. Questo libro è nato dalla volontà di arricchire la collezione Lana Radici della casa editrice, proprio con la prorompente voce politica e femminista di Clelia Romano Pellicano, una voce che ci ha praticamente fulminate tutte, che ha fulminato me in particolare e che ho voluto appunto indagare e in qualche modo restituire in modo polifonico, in modo tridimensionale, proprio per dare l'idea della ricchezza del suo pensiero, una ricchezza di pensiero che si snocciola e che si snoda e che scopre tanti generi, generi appunto narrativi, dalla novellistica allo scritto saggistico, allo scritto giornalistico. Quindi una voce veramente duttile, poliedrica, che ha una forza incredibile. Se pensiamo che in una selezione di saggi, e uno in particolare che è la prefazione di La legge della donna di Carlo Gallini, lei parla di concetti estremamente moderni, estremamente attuali, che si inseriscono appunto nella linea di quel pensiero femminista che caratterizza la storia delle donne e la storia verso la loro emancipazione. E stiamo parlando, per esempio nel suo caso, della sessualizzazione del cervello femminile compiuta a causa del patriarcato, compiuta a causa della storia con la S maiuscola, la storia che la fanno, quella storia che fanno appunto gli uomini sulla donna. E per riprendere appunto le sue parole, che valgono molto più delle mie spiegazioni, vi leggo solamente questo estratto che è riportato appunto anche come quarta di copertina, come biglietto da visita della voce appunto di Clelia. Sulla donna è stata compiuta la più mostruosa violazione che tirannide collettiva abbia mai consumato nel campo del pensiero, quella di sessualizzarne anche il cervello, negandogli il vital nutrimento e i liberi orizzonti necessari al suo normale sviluppo. Quindi io concludo con queste parole e grazie del supporto, grazie in particolare alla famiglia Pellicano, a Furio in particolar modo, e niente, lunga vita insomma a questo libro e alla riscoperta di questa voce straordinaria italiana, europea e internazionale. La Vallata Stilaro si prepara a festeggiare la Pasqua ortodossa. Siamo al monastero di San Giovanni Teristisi di Bivongi, siamo con la comunità rumena, siamo con Padre Giustino che guida questa comunità. Dopo la festa delle palme questa comunità si avvia a festeggiare la Pasqua il 5 maggio. Una Pasqua particolare, Padre Giustino, purtroppo ci sono delle guerre in Ucraina, in Israele, in Palestina, nella striscia di Gaza. Come affrontate questa Pasqua, Padre Giustino? Ringraziamo a Dio di tutto anche per questa Domenica delle Palme. Adesso iniziamo la Settimana Santa come una preparazione con attenzione per la nostra vita. Ognuno, ogni ortodosso in questa settimana inizia diciamo riposare Dio di più con la sua vita che lui stesso. La Pasqua in questo anno, come avete detto, è una Pasqua
in un mondo di guerra, ma Cristo è venuto per portare la pace sul mondo. Certo che Pasqua, lui risorge, questo Cristo risorto, speriamo che dà un po' di umiltà in cuore di ognuno e un po' di attenzione per prossimo, perché quello che manca oggi in mondo è amore per prossimo. Questo diciamo, è il problema più grande del mondo di oggi. E con aiuto di Dio andiamo avanti, preghiamo per tutti quelli che possono arrivare in chiesa, per quelli che non possono arrivare in chiesa, e come ho detto cerchiamo di avere un po' di attenzione di più verso il nostro prossimo, perché Dio dice di amare il prossimo come te stesso. Quando una persona inizia ad amare il suo prossimo come lui stesso, inizia di camminare, questa persona inizia di camminare sulla vera strada che porta la salvezza. Ecco, sono in tanti a chiederci come mai la comunità rumena ortodossa di San Giovanni Teristis ha festeggiato il Natale come i cattolici seguendo il calendario gregoriano, mentre la Pasqua la festeggia seguendo il calendario giuliano, che sarà il 5 maggio. Chiesa ortodossa romena ha festeggiato Pasqua, non solo Chiesa ortodossa romena, anche Chiesa di Grecia, anche Chiesa di Bulgaria, anche altre chiese. Il Natale. Natale, sì, Natale. Ha festeggiato Natale con calendario giuliano, ma aggiustato. Non possiamo dire calendario gregoriano, così si dice calendario giuliano aggiustato. In 1923, si è fatto un concilio con le chiese ortodosse, hanno deciso di cambiare il calendario, di aggiustare il calendario giuliano, che è rimasto indietro con 13-14 giorni. E tra questi chiese, Chiesa ortodossa romena ha preso questo calendario, diciamo, ma Chiesa russa, Chiesa serba, Chiesa di Gerusalemme, anche altre chiese sono rimasti con il calendario giuliano. E perché siamo tutti ortodossi, la festa della Pasqua e altre feste che appartengono alla festa della Pasqua hanno deciso di festeggiare insieme. Per questo motivo noi celebriamo la Pasqua tutti ortodossi insieme con calendario giuliano. È vera la notizia che dal 2025 si festeggeranno tutte le chiese ortodosse, tutte le chiese cattoliche, eccetera, lo stesso giorno la Pasqua, lo stesso giorno il Natale. È vera questa notizia? In 2025 coincide Pasqua cattolica con Pasqua ortodossa, coincide. Ma da allora in poi si continuerà? Non lo so, questa cosa non lo so, perché come vi ho detto, principio per calcolare la data di Pasqua abbiamo da 325, dal primo sinodo ecumenico. Io sono un monaco, che fanno vescovi? Non lo so. A Fiumefreddo Bruzio arrivano i primi turisti stranieri che gradiscono così i nostri prodotti del territorio. Luigi, qua siamo a Fiumefreddo Bruzio, ecco, si vedono turisti da tutte parti del mondo, un Fiumefreddo che sta negli anni ha cambiato, ecco, anche per questi voli charter che stanno arrivando da Ryanair, ecco, e tu poi fai degustare i veri prodotti nostri della Calabria, del territorio di Fiumefreddo Bruzio. Sì. Cerchiamo di fare il possibile. Io sono titolare oggi questa piccola attività, anche di un'attività dove produciamo queste cose, che è un'attività, è un'azienduccia agricola.
e produciamo sia i salumi che i formaggi con mia cugina e i sottoli tutti. Noi in base facciamo della stagionalità, facciamo provare tutti i prodotti della nostra terra, soprattutto la cipolla di Tropea, che è il nostro, le olive schiacciate, le melanzane la melanzana violetta che abbiamo prodotto qui a Longobardi, che è una delizia che è andata in commercio adesso, infatti l'abbiamo proposta una settimana fa con l'assessore all'agricoltura regionale Gianluca Gallo, che ci ha sostenuto in questo progetto. Io sono socio di questa associazione. E niente, poi ci sono i fichi, che sono dei prodottini che ben sapete, il nostro dolce tipico calabrese. Questi sono entusiasti di questi nostri prodotti, in particolar modo conosce per l'anduia? L'anduia, guarda, noi ci facciamo provare la cipolla in agrodolce, la cipolla di Tropea. Loro hanno al gusto, esplodono di gioia, perché questi gusti per loro sono sconosciuti e la grande distribuzione non gli permette di assaggiare. Mio padre è stato il nostro, mio nonno ancora prima di mio padre, mio padre l'ha trasmessa a me, come mio nonno a lui. Noi facciamo il maiale come va fatto, nella tradizione più seria. Noi coltiviamo il peperoncino perché non ci fidiamo di cosa c'è nelle buste, cioè può essere cinese, quindi noi per evitare questo alleviamo i maiali, e allevando i maiali non ci vuole solo il maiale buono, ma ci vuole anche una cultura per fare un salame buono. Chi viene qua lo trova? Lo trova con tante. Oltre vediamo questi che sono. Questo sono dei prosciuttelli, è un prosciutto di coscia, che diciamo è il culatello calabrese. Ecco, il culatello. Questa è una pancetta tesa. Questa è una pancetta tesa. Questo è il capicollo, che l'ho spaccato stamattina perché un signore ne ha voluto uno. Questo è il guanciale, che noi usiamo tanto nella cucina. Insomma, tanti prodotti. Tanti prodottini. E poi l'anduia nostra calabrese, l'anduia che... Che non può mancare. Non può mancare l'anduia adesso. Anche perché diciamo che siamo conosciuti per l'anduia e per la cipolla di Tropea. Sì. Ecco, principalmente. Soprattutto. Bene, secondo te una stagione questa che Fiume Freddo verranno tanti altri turisti? Sì. Verranno tanti turisti, perché la Calabria adesso sta diventando una meta non solo gastronomica, ma bensì anche culturale e balneare. E gli aerei che stanno arrivando, perché hanno fatto una bella politica adesso alla regione, dove dicono che Ryanair ha progettato questo, ha potenziato i voli anche sul Reggio Calabria, sulla Lamezia, si parla anche su Crotone. Bene, non di restarsi, dice venite a Fiume Freddo, vi faremo degustare le più buone cose che abbiamo noi sul territorio. A Ciminà invece una grande dimostrazione di solidarietà con l'evento Ciminando Camminando per la Ricerca, organizzata dall'associazione Angela Serra e anche dell'amministrazione comunale di Ciminà, che ha coinvolto tante aziende locali che si sono impegnati appunto a donare prodotti e servizi per la riuscita dell'evento, finalizzato appunto a raccogliere fondi per il polo oncologico dell'ospedale di Locri. L'associazione Angela Serra, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ciminà, ha organizzato una manifestazione dal titolo Ciminando, camminando per la ricerca, con l'obiettivo di raccogliere fondi per il polo oncologico dell'ospedale di Locri. La giornata si è aperta con una colazione solidale, previa all'escursione al Monte Tre Pizzi, dove i partecipanti hanno potuto immergersi nella natura incontaminata e godere di un panorama mozzafiato sulla Locride. Non potevano mancare i prodotti tipici del territorio, protagonisti indiscussi della degustazione resa possibile dalle aziende locali che hanno collaborato. Le dichiarazioni raccolte esprimono un sentimento unanime di soddisfazione e impegno. Con il ricavato interamente devoluto all'associazione, Ciminando si conferma non solo come un evento di grande successo, ma anche come un simbolo di speranza e solidarietà nella lotta contro il cancro. Questa giornata di impegno civico e personale mostra come la comunità possa realmente fare la differenza un passo alla volta.
Adesso invece ci spostiamo a Rogliano, a Cosenza. La SD Rogliano 1948 è stato ufficialmente promosso in seconda categoria, un servizio di Raffaella Santoro. La squadra di calcio SD Rogliano ha vinto il campionato di terza categoria, un traguardo atteso da tutta la comunità, oltre che dalla società. Sono davvero orgoglioso di poter rappresentare questa città, ma soprattutto voglio fare ringraziamenti al gruppo dirigente del Rogliano, perché sta, da un po' di anni sta lavorando per diciamo, far crescere questi ragazzi nell'ambito dello sport, che poi è un'agenzia educativa importante per, diciamo, per tutto il comprensorio. Come presidente dell'SD Rogliano sono orgoglioso di questa giornata. Noi siamo un gruppo di amici, anzi un gruppo di genitori che nel 2018 abbiamo preso in mano questa società come scuola calcio, e quest'anno abbiamo provato il salto di categoria, perché una città come Rogliano non poteva avere la prima squadra. Come società abbiamo fatto anche quest'anno una bellissima stagione con tutte le categorie, a partire dai piccoli amici e a terminare con questo playoff, questo spareggio con gli amici dell'Engobardi. Dopo una stagione lunga e faticosa che abbiamo affrontato soprattutto con ragazzi del posto, giovani, quindi il progetto che è stato impostato da parte della società è quello di far giocare ragazzi di Rogliano per dare continuità al progetto della scuola calcio. E adesso andiamo a guardare insieme che tempo fa. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite ma con velature. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite ma con velature. In montagna, schiarite ma con velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. È stato presentato da info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, alla prossima da Raffaella e ancora buon primo maggio. Potenziamento degli enti regionali in Calabria, 50 nuove assunzioni per favorire la coesione e distribuzione equa tra Catanzaro e Reggio. Le sconcertanti rivelazioni del pentito Trunfio, disuguaglianze e pratiche di favoritismo riscontrate nelle carceri di Reggio Calabria. Inchiesta nuova linea, frizioni e collusioni tra 'ndrine di Scilla e Sinopoli e l'ascesa dell''Ndrangheta su Scilla. Verso l'8 e il 9 giugno il progetto da European Young Multiplier a Bechtel School a Gioiosa Ionica, collaborazione locale ed europea. Fiume Freddo, Bruzio, arrivano i primi turisti stranieri e gradiscono molto i nostri prodotti del territorio. La Vallata Stilaro si veste di festività, preparativi e atmosfera per accogliere la Pasqua ortodossa.